Riccardo Nencini, segretario nazionale del PSI a Catanzaro. Cosa faranno i socialisti che mancano come deputazione parlamentare al governo e in Parlamento da un po' di anni? Cosa mancava e cosa ci sarà nel nuovo governo e nella nuova Parlamento italiano? Faranno tre cose per la Calabria, tre proposte già scritte che presenteremo non appena il Parlamento riaprirà. Una proposta di legge che riguarda la piana di Sibari, con l'attenzione particolare a una storia archeologica e monumentale che rischia ora di vivere una stagione terribile. Sosterremo con un'altra legge le ragazze e ragazzi che sono studenti fuori sede che hanno merito, aiutandoli nel pagamento dell'affitto, nell'acquisto dei testi su quali studiano e nei loro viaggi di andata e ritorno dall'università verso il luogo di residenza. E soprattutto modificheremo la legge Fornero per dare più possibilità a chi ha un'età fra i 18 e i 28 anni di età per trovare lavoro. Un'ultima cosa, i diritti civili. I socialisti in Parlamento riporteranno all'attenzione del governo i diritti civili. In che modo? Il prossimo Parlamento non avrà nessuna presenza radicale né del mondo laico e democratico e saremo noi questo presidio. Consentiremo a tutte le famiglie di avere gli stessi doveri ma di avere anche gli stessi diritti. Lavoreremo perché i cittadini nati in Italia siano cittadini a pieno titolo, a cominciare dai bambini extracomunitari che sono figli di genitori che stabilmente vivono in Italia. Terzo, il divorzio breve, soprattutto per chi non ha figli, aspettare 3 anni, 4 anni per il divorzio arricchisce gli avvocati ma penalizza le famiglie. Vedremo un partito della sinistra insieme a SEL? Vedrete noi insieme a SEL, vedrete un pezzo del socialismo riformista che torna a sedersi in Parlamento dopo 5 anni. Vedo i ritratti